Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 23 maggio. Diciamo che c'erano varie cose di cui avremmo voluto parlare. Oggi il Corriere della Sera è l'unico forse dei giornali che almeno in elettronica riesce invece in prima pagina a dire quello che invece ci sarà domani su tutti i giornali, che sarà l'unico argomento di conversazione di oggi, di stasera, di Matrix, ma di chiunque noi. Quell'attentato a Manchester durante il concerto di Ariana Grande in cui sono morte 22 persone, alcuni bambini, e sicuramente ci sono almeno una sessantina di feriti, tra cui molto gravi. Avremmo voluto parlare di tante cose oggi e poi abbiamo pensato, ma veramente dobbiamo parlare del Conte Mascetti, cioè l'amministratore delegato della RAI e del fatto che non ne è azzeccata uno per 2 anni e oggi il Consiglio di amministrazione che ha votato tutte le sue minchiate negli ultimi 2 anni, ieri lo sfiducia. Veramente dobbiamo parlare del Conte Mascetti che ha fatto sì che l'informazione RAI non ci fosse in prima serata per raccontare quello che avviene stasera. Oggi è martedì e c'è al posto di Giannini, hanno prima messo Politics, poi hanno messo la Berlinguer, insomma distruggendo comunque un martedì sera che era diventato per Rai 3 uno degli elementi di forza. Oggi ovviamente tutti ricordano l'inanità del Conte Mascetti, pochi si ricordano che un anno fa quando chiuse Virus, scusate, nessuno che gridò al complotto e alla politica, se non pochi parlamentari del centro-destra e non solo, anche Di Battista mi fece una chiamata. Quindi avrei voluto parlare a lungo del Conte Mascetti, del ridicolo fatto che oggi gli amici suoi lo sfiduciano dopo che per anni lo hanno tenuto in piedi. Avrei voluto parlare ovviamente di Falcone, della straordinaria celebrazione e del pezzo ottimo del tempo che ricorda come quelli che oggi stanno con Falcone, fatti alla mano, sono quelli che sono stati contrari a tutte le sue proposte, da sospetto come anticamera della verità, cosa che Falcone odiava, l'idea che Falcone odiava, che voleva la separazione delle carriere, al fatto che Falcone avesse dei dubbi sull'associazione esterna, al concorso esterno di tipo mafioso, insomma, tutti quei dubbi di Falcone che oggi il 90% di quelli che lo celebrano non hanno nelle loro certezze, cioè l'unica certezza è che sono amici di Falcone, cosa che in vita effettivamente non erano. Bello, oggi avrei voluto parlare di Pansa che scrive sul Libero quando gli chiesero di firmare Scalfari e compagnia l'appello contro Calabresi e lui non lo firmò. Avrei voluto parlare di quella incredibile intervista oggi al commissario, uno dei tre commissari dell'Alitalia, Laghi. Abbiamo capito perché devono essere tre. Uno deve parlare sui giornali, perché dopo 20 giorni lui ci dice che eviterà lo spezzatino, che sono pronti ad aprire a soci industriali, forse a Trenitalia, quindi al pubblico, e che dopo 20 giorni ci spiega perché ci saranno 200 milioni di costi in meno. Insomma, dopo 20 giorni ha già capito cos'è l'Italia, qual è il futuro dell'Italia e come verrà strutturata l'Italia. Beh, insomma, se in 20 giorni questo signor Laghi, commissario dell'Alitalia, ha già capito tutto, mi chiedo che cosa abbiano capito negli ultimi 30 tutti gli amministratori delegati più o meno bravi dell'Italia. Di questo avremmo voluto parlare, di tanto altro, ovviamente anche dell'inutile e assurda proposta europea della tassa sulla casa, ma quando ti svegli la mattina e vedi che un kamikaze ha fatto la strage di innocenti in un concerto in cui ci sono milioni di migliaia di teenager, beh, allora dici ripiombiamo nell'incubo dell'ISIS, degli attentati e soprattutto metti in relazione, beh, ormai la storia immagino che tutti quanti voi la sappiate, Manchester, concerto di Ariana Grande, alle 22:30 dopo il secondo bis finisce il concerto e questo kamikaze con una bomba fatta anche con chiodi, quindi per uccidere e far male il numero maggiore di persone, si fa scoppiare vicino alle biglietterie. Evidentemente penso, ma non sono sicuro, che non sia stato per lui possibile entrare, quindi all'uscita ha potuto fare, nel momento in cui si concludeva il concerto, il maggior numero di danni e morti possibili. I siti dell'ISIS ovviamente sono tutti là che godono e direi che questo è l'attentato in Inghilterra più grave dopo quello del 7 luglio del 2005. Vi ricorderete i quattro kamikaze che hanno fatto scoppiare a Londra bombe in diversi posti, creando 56 morti. Ma in questo caso è veramente la strage, non c'è una categoria sulla strage serie A, serie B, ma questa è una strage orrenda, vigliacca, tremenda, come lo sono tutte, cambia poco tra questo e il Bataclan, sono sempre stragi incredibili. Una cosa però voglio, una piccola considerazione a caldo conviene fare.
Nel momento in cui avviene questa strage, Trump aveva appena finito il discorso davanti a 50 capi di Stato del mondo arabo, in cui aveva detto che loro dovevano sconfiggere l'ISIS, e lo ha fatto proprio nei confronti di quel mondo arabo sunnita che ha alimentato l'ISIS prima e dopo e Al-Qaeda prima. E lo ha fatto in Arabia Saudita, dove 13 o 14 dei attentatori dell'11 settembre hanno preso il passaporto. L'ho fatto in Arabia Saudita, il paese che, oltre a finanziare le madrasse proprio in Gran Bretagna più integraliste, stanno conducendo una guerra di religione, appunto wahhabita, integralista, unica al mondo. Allora io chiedo ai nostri commentatori, ai nostri giornalisti che hanno sempre criticato Trump sulle cose sbagliate, quando invece Trump va in Arabia Saudita, cioè nel centro del fondamentalismo islamico, non islamista, islamico, quando Trump va nel centro del fondamentalismo islamico e dice che gli finanzierà con 110 miliardi di euro, 110 miliardi di armi che venderà all'Arabia Saudita, per far che cosa? Qual è la battaglia che fa l'Arabia Saudita, a parte finanziare i terroristi estremisti? Cosa sta facendo? La battaglia dell'Arabia Saudita è contro lo Yemen, dove ci sono gli sciiti, dove vengono ammazzati senza che nessuno si indigni, perché l'Arabia Saudita non si tratta come la Siria: bambini, adulti, civili, insomma, sta facendo una grandissima battaglia. Bene, ecco, noi oggi lo abbiamo a Roma, ci sarà una grande visita col Papa, ne parleremo, ma forse qualcuno che si chieda come questo grande accordo tra Stati Uniti e Arabia Saudita, la vendita di armi dall'Arabia Saudita all'Arabia Saudita, che dura da Clinton, da Bush e da Obama e continua con Trump, ecco, forse su questo qualche piccolo ragionamento varrebbe la pena di farlo, invece che preoccuparsi del fatto che Trump sia alleato, sia amico, abbia dato informazioni segrete all'unico uomo che oggi sta combattendo contro l'ISIS e il fondamentalismo islamico, sia in casa sua, sia in Occidente, sia in Arabia, in Medio Oriente, cioè Putin. Quando vedi una strage di questo tipo, pensi che il fondamentalismo islamico, non islamista, islamico, sia la vera grande battaglia che dovremmo combattere nei prossimi anni. Poi possiamo anche far finta di nulla e pensare che il tema principale è il fatto che un consiglio di amministrazione di pensionati e sindacalisti come quel SID là vadano a sfiduciare Campo dall'Orto dopo 2 anni di disastri e di supercazzole. Però ovviamente questo è quello che interessa anche noi che facciamo i giornali. Scherzo. Ovviamente il tema fondamentale, lo affronteremo stasera, è questa grande strage di innocenti a Manchester. Un saluto a tutti, ciao.